Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella pagina di Staffa Workout Diary. Oggi non riprendo di sabato, ma sto riprendendo di venerdì. In teoria l'idea era quella di portarvi con me a vedere un allenamento di quelli che sto facendo adesso, che non è molto diverso da quelli che sto facendo le altre settimane, se non per il fatto che devo andare abbastanza intenso con i carichi. Io spero che vada tutto bene oggi, perché la giornata non è delle migliori, in realtà non penso neanche che ci sia molta luce in palestra per filmare, però ci proveremo comunque. Quindi ci vediamo tra poco in palestra dei Smolentis. Eccoci qua, siamo arrivati in palestra, adesso siamo già pronti, vestiti di tutto punto per fare le gambe. Le luci, come vi ho detto, purtroppo sono un problema adesso perché c'è poca luce da fuori, adesso c'è ancora un po' di musica perché stanno finendo una lezione. Però finisco la lezione e poi inizio, anzi, già prima che finisca la lezione inizio a riscaldarmi e poi iniziamo con l'allenamento vero e proprio. Oggi dobbiamo fare gambe, o meglio, devo fare gambe. Bisogna farle lavorare un pochettino per tirare fuori ancora. Però vabbè, come condizione temporanea non mi dispiace molto. Adesso aspettiamo un pochettino e poi iniziamo il nostro allenamento di mega divertimento di gambe. Ebbene, stiamo finendo la parte di riscaldamento. Adesso iniziate a mettere un po' di carichi che dovrebbero essere quelli allenanti. Ho paura. Non tanto perché il carico sia alto, ma perché, come poi vi spiegherò anche meglio dopo, sono in ipocalorica. Quindi tenere i carichi alti quando non hai l'energia per tenerli è un po' difficile. Ma lo vedrete voi da soli tranquillamente quando arriverete a fine video e vedrete come mi riduco. E sono sincero. Penso che lascerò questo carico perché sono già morto. E dopo c'ho anche stacchi. Ok, abbiamo finito con lo squat, adesso andiamo con gli stacchi e ovviamente per gli stacchi usiamo le fasce, così evitiamo di sfondarci i polsi. Sono distrutto ma sono anche contento perché nonostante io sia sdraiato col microfono qui riuscite a sentire il mio disagio e anche la musica che c'è, per cui mi verrà segnalato il video di sicuro.
Adesso abbiamo l'ultima serie di stacchi. Una volta finita l'ultima serie di stacchi abbiamo il tri-set. Il tri-set di gambe, che sarà doloroso. Ma la cosa più devastante sarà fare cardio alla fine. E vedrete come ne esco fuori. Come ho detto anche a Lorena, a sciarpetta. E adesso il tri-set. La sensazione di sentire tutto che scende giù una volta che ti metti in piedi non è la migliore. Infatti, ricordatevi sempre, quando fate stacchi, soprattutto quando li fate pesanti, sia da terra che gambe tese, state attenti che ci sia un posto in cui sedervi lì vicino, perché può sempre tornare utile. Allora, questo tri-set è fatto principalmente con TRX e box. Spero si vedrà tutto quello che devo fare, altrimenti sposto l'inquadratura, ma nel caso, se non si dovesse vedere bene, vi scrivo anche cosa sto facendo o ve ne parlo in post commentari. E vi ripeto, non è tanto il fatto che sia pesante come allenamento, perché normalmente non lo sarebbe così, ma il fatto di essere anche a sbadigliare, il fatto di essere in ipocalorica si fa sentire, perché se non ha abbastanza energia deve per forza prenderla da qualche parte. E spero si sente. Allora, cade il frequenzimetro che ho al polso, mi ha segnato a 118, ma ero un po' più su. E le gambe le abbiamo finite. Ora abbiamo la bike. Sono morto. Sistemo la roba nello spogliatoio e imposto la telecamera per registrare mezz'ora di bike, che accelererò ovviamente. E ci sentiamo dopo il cardio. E cominciamo con questa tortura. Qui o qua vi lascio anche il risultato poi della misurazione tramite la pettorina e vediamo un po' com'è andata.
Allora. Un po' storto adesso, vabbè, chi se ne frega. L'allenamento l'abbiamo concluso. Vediamo un po' le gambe come sono andate. Giusto per dare un'occhiata, anche perché poi devo fuggire a casa a preparare tutto. Non so se si vedono. Detto questo, ragazzi, ci vediamo tra poco a casa, che vi do gli ultimi saluti mentre che preparo il pranzo. Ok, nel mentre che io sistemo tutto quanto per il pranzo, dopo mi devo ancora mangiare la mela che ho ottenuto come spuntino post allenamento, perché non ho ancora mangiato e ho fame, e adesso mi peso il mio bel riso mentre che fuori suonano clacson di treni, di macchine, fra poco suonano anche i clacson degli aerei, tutto pur di rompere le scatole. Quindi impostiamo il nostro riso, andiamo a pesare la nostra carne, ci prepariamo la nostra quichette per poterci tutto al lavoro. E anche questa settimana è andata, ragazzi, bene o male molte cose vedete durante l'allenamento, il fatto che l'ipocalorica sia molto pesante. Io ringrazio che in queste due settimane / tre settimane che ci saranno prima della fine del weekly, perché il weekly terminerà il 23 all'incirca, che c'è questa settimana, la prossima ancora, e poi diciamo che riprenderò con un'alimentazione un po' più libera, che mi permetterà anche di registrare alcuni video di mangiate che sinceramente mi manca fare. Volevo farne anche qualcuno carino, abbastanza tematico, eccetera eccetera, ma adesso non divaghiamo, li vedrete dopo. E nada. Ragazzi, io continuo a cucinare perché mi devo muovere, ho abbastanza pressure, e noi ci sentiamo settimana prossima. Continuate a seguirmi su YouTube, su Instagram, su Facebook, su TikTok, mandatemi pure messaggi anche su WhatsApp, fate tutto quello che volete, soprattutto condividete il canale. Adesso è cambiata anche il link del canale, non è più ma è youtube.com/c/staffaworkoutdiary, quindi avendo anche un nome più specifico, il link è anche più semplice da ricordare. Quindi condividete, fate girare e continuiamo a migliorare questo canale, a migliorare queste performance, questi contenuti e tutto ciò che ne avrà di conseguenza. Io adesso vado a mettere questo nel fornetto microonde, quasi sembra che si accenda chissà che cosa. E alla prossima. E poi trovi quelli che ti dicono: no, ma è un frutto non sazia. Se ti mangi un accenno d'uva, no. Penso che una mela ti aiuti ad arrivare a pranzo, però.